Il sindaco di Alcamo Sebastiano Bonventra da oggi dovrà andarsi a ricercare una nuova maggioranza. Una delle forze più importanti della sua coalizione, Area Democratica, ha rotto ufficialmente ogni rapporto. La decisione è maturata su decisione dello stesso Movimento Civico a seguito dei pesanti strascichi politici che si sono creati dopo essere saltato l'assestamento di bilancio a causa della mancanza del numero legale. Seppur velatamente il dito è stato puntato proprio su Area Democratica che non ha garantito la sua presenza al completo in consiglio e dopo aver criticato la manovra nella seduta precedente, gli alleati del primo cittadino hanno chiaramente parlato di sgambetto, ponendo un out out a tutta la coalizione. Ora il sindaco dovrà necessariamente andare a cercare altre alleanze. A conti fatti, dovrebbero essere oggi 14 consiglieri a suo sostegno, almeno come cartello ufficiale, non contando i battitori liberi in aula. Quello che già ieri era parso un caso politico, oggi si è trasformato in una vera e propria resa dei conti. Ieri c'è stato un vertice di maggioranza, a cui Area Democratica non ha partecipato. Un gruppo che in realtà, da tempo, esterna un forte disappunto rispetto all'attività dell'azione politico-amministrativa del governo cittadino, tanto che nell'ultimo rimpasto del febbraio scorso. Ha ritirato il suo assessore di riferimento Gino Paglino, sostenendo l'amministrazione dall'esterno. Ad essere finita nel calderone delle polemiche non solo era Democratica ma anche l'opposizione, additata di non avere tenuto in conto l'importanza della manovra di assestamento che prevedeva contributi per le famiglie indigenti e stanziamenti per completare la cucina del Plessio Europa che sarebbe servita a internalizzare il servizio della mensa. Le contestazioni dei consiglieri sono state quelle che la manovra era priva di relazione politica, oltre che zeppa di errori. Solo un pretesto, questo, per il governo Alcanese che ha parlato di errori tecnici che non inficiavano comunque la manovra. Presidente, eh, il Consiglio Comunale, questi due giorni di Consiglio Comunale hanno, almeno secondo il nostro punto di vista, messo in evidenza un aspetto che da tempo in realtà sembra abbastanza evidente cioè una maggioranza che ormai il sindaco sembra non riuscire ad avere quantomeno sempre con costanza. Ecco. Da questo punto di vista, un dato politico è stato anche l'assenza ieri in Consiglio comunale da parte della stessa maggioranza, variazioni di bilancio che sono saltate, quindi programma dell'amministrazione che viene meno. Soprattutto c'è un dato fra tutti quello più importante, l'azzeramento dei contributi per la cultura, quindi sarà un Natale, si può dire ad alcamo a luci spente, ma soprattutto ci sono quei soldi che servivano cine, quindi al di là dell'aspetto politico c'è eh, diciamo, un aspetto amministrativo abbastanza evidente. È chiaro che è così, è chiaro che mentre la casa brucia c'è chi guarda la casa che brucia e c'è chi invece sta pensando a come recuperare anche parzialmente per evitare che succeda quello che dice lei, di non esserci più contributi per la cultura, per i servizi sociali, per tutto quello che vogliamo. E quindi oggi sicuramente si incontreranno sia le, le parti politiche ma si incontreranno anche i dirigenti, si incontreranno anche gli assessori con me. Perché dobbiamo vedere come com tamponare quello che è successo ieri, che è un fatto grave. Molto grave. Un dato di fatto è che le variazioni insomma, non potranno più essere fatte. Ecco, da questo punto di vista. Quindi in che modo a questo punto lei parla di riparare? In che modo si potrà riparare? Si può riparare senza alchimie eh, da ragionieri, si può riparare eh, in, in maniera tecnica utilizzando fondi di riserva, in parte è chiaro, insomma ci metteremo una pezza, che non è la stessa cosa di aver fatto gli assestamenti di bilancio che ormai sono per tutti, non si possono più fare, quindi lavoriamo sul vecchio bilancio. È chiaro che ieri sera si è consumata una delle pagine più tristi. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, eh, io non do responsabilità né a maggioranze né a, né a opposizioni né ad amministrazione. Intanto ieri sera la responsabilità, trattandosi del Consiglio Comunale e trattandosi assestamente di bilancio, è nettamente del Consiglio Comunale di cui faccio parte non solo come Presidente ma anche come Consigliere Comunale. E ritengo pure che. Eh, nessuno pensi che eh, la maggioranza sia esente da responsabilità perché la maggioranza ha le sue responsabilità, abbiamo le nostre responsabilità. Lei mi dirà eh, allora l'opposizione ha responsabilità perché ha abbandonato l'Aula, io dico sì anche loro hanno le responsabilità perché in Aula si ci viene sempre e comunque, non si resta in Consiglio Comunale non partecipando ai lavori, anche per dissentire si entra dentro. Perché la città, la città non è dell'opposizione, della maggioranza o diciamo del sindaco o del presidente del Consiglio. Si deve capire che la città è di chi l'ama e si ama con gesti di responsabilità. E io mi rivolgo ai miei, a, ai miei, intendo dire perché per me i consiglieri sono tutti uguali, intendo dire a chi fa parte della maggioranza come me, a chi fa parte dell'opposizione e anche alla Giunta che deve premere di più affinché le cose siano ordinate meglio prima di provvedimenti di tale importanza. Svestendosi adesso dal ruolo di Presidente del Consiglio e invece assumendo il ruolo di politico che fa parte di questa maggioranza, diciamo non è questo il primo segnale di scricchiolio da parte della coalizione. A questo punto serve realmente, come invocato da parte di tante forze politiche, una revisione politico-programmatica anche di assetto di giunta? Guardi, io non parlerei di assetto di giunta soltanto. Io parlerei del riassetto della politica e intendo dire delle forze politiche e dei consiglieri che facciamo parte della maggioranza. Se si deve cambiare maggioranza è chiaro che sanno forza politica, decide non sono io perché non mi posso svestire dall'essere presidente del Consiglio e sia ben chiaro. Però vedo, sento la necessità di ricomporci un pochettino perché quando si fanno scelte politiche dobbiamo essere chiari, chiari non solo con noi stessi ma chiari con chi anche ci guarda dall'altro lato con i cittadini. Se faccio parte della maggioranza, non ci sono a part time. O ci sono o dico le mie ragioni e me ne vado legittimamente, nessun problema. Assessore, ieri si è consumato si può dire, l'ennesimo strappo all'interno della maggioranza, ci sono stati già in passato alcuni segnali, ieri però, insomma, la maggioranza non si è presentata, l'opposizione ovviamente è stata, se così si può dire, al gioco, e sono saltati questi assestamenti di bilancio. Ovviamente lei è personalmente e direttamente coinvolto dal momento che eh, si sarebbe dovuto rimpinguare un capitolo portato a zero eh, in passato, si sarebbe dovuto rimpinguare proprio il suo capitolo. Ecco, da questo punto di vista, insomma, come vede l'atteggiamento soprattutto dei suoi al di là dell'opposizione? Allora, è chiaro che Qui al di là della politica dobbiamo parlare anche un po' di senso di responsabilità. Il senso di responsabilità che è dell'amministratore a qualsiasi livello, a partire dal consigliere che è direttamente eletto dal cittadino fino all'assessore per arrivare al sindaco. Ieri sera purtroppo un po' per quanto riguarda alcuni della maggioranza. E un po', forse anche di più rispetto a chi era presente anche dell'opposizione, è stato fatto uno sgambetto politico purtroppo sulla pelle dei cittadini. E quando la politica non guarda il bisogno eh, che è eh, messo in gioco e agisce semplicemente per discorsi che sono assolutamente di maggioranza o di opposizione o di giochi politici, lì abbiamo perso tutti. E in questa, come ha detto bene lei, in questa occasione, visto che nel bilancio non avevamo avuto la disponibilità di Impinguare i capitoli che riguardavano soprattutto le persone bisognose, avremmo dovuto avere l'occasione per poter eh, lavorare proprio con, sui contributi ai bisognosi, ma non solo su questo, anche a livello culturale, a livello sportivo, quindi eh, verso le tantissime attività che si riversano sulla, cittadina, sulla cittadinanza, eh, atteso che in questo anno 2014, da quando anche eh, questa amministrazione ha cambiato anche un po' marcia, senso di marcia, abbiamo aumentato come presenza sul territorio. Questo purtroppo non è stato probabilmente gradito. Da chi ci dovrebbe sostenere e ha fatto uno sgambetto, ma è chiaro, non agli assessori, ma soprattutto alla cittadinanza. A suo parere, a questo punto servirebbe effettivamente fare un vertice di maggioranza o anche aprirsi all'opposizione, insomma qualche cosa si dovrà pur fare dal punto di vista politico. È chiaro che il sindaco, che è abbastanza determinato, è una persona eh, da coadiuvare, da tenere diciamo, in maniera eh, da stargli vicino e chi vuole eh, stare in questo progetto... Lo può dire chiaramente e deve continuare a comportarsi responsabilmente. Chi non ci vuole stare lo dica chiaramente perché chi ha preso degli impegni, ma non politici, ma soprattutto rispetto alle risposte che bisogna dare alle persone, non sono gli assessori personalmente, è un'intera amministrazione che deve dare risposte dalla strada fino al contributo X per un bisogno specifico e allora il sindaco e l'intera maggioranza. Ad oggi avranno sicuramente il, uh, un momento di riflessione per vedere chi siamo e chi vogliamo essere. Consigliere, sono saltate queste variazioni di bilancio. Diciamo che sostanzialmente c'è stato un mea culpa da parte della stessa maggioranza, ma il dito è stato puntato anche contro l'opposizione perché. Insomma, l'accusa essenziale è stata che non avreste fatto il vostro compito fino in fondo come da mandato dei cittadini non essendovi presentati in aula. Ecco, So che avete fatto una serie comunque di contestazioni già 24 ore prima, precedente Consiglio Comunale. Ecco, sostanzialmente, questa assenza in massa a che cosa è stata dovuta? Ma ringrazio per la domanda e per la possibilità di fare chiarezza ai cittadini Alcamesi. In realtà eh, i fatti non sono stati raccontati eh, in maniera eh, precisa dalla maggioranza. Comunque, da chi è intervenuto sull'argomento, perché sono state messe delle cose importanti che la cittadinanza deve sapere. Il primo dicembre, quando abbiamo iniziato a discutere di questi assestamenti di bilancio, è subito emerso che erano presenti degli errori abbastanza evidenti su quelli che erano i numeri proposti praticamente negli assestamenti di bilancio. E ciò imponeva necessariamente un ricontrollo dei numeri, ma anche una maggiore attenzione, perché ciò che si andavano a votare erano sostanzialmente aumenti di eh, possibili soldi, da destinare poi a tante eh, categorie e possibilità. Diciamoci da dire che l'assessore al bilancio ha detto che comunque questo. Questi lievi, li definito così, discostamenti, non avrebbero inficiato la manovra, almeno questo è quello che ha detto l'assessore. Ma comprenderà meglio di me che parlando di numeri, se io un 2 lo leggo 7 o faccio finta di leggerlo 7, cambia tanto. In realtà qua non stiamo parlando di interpretazione di un concetto, ma parliamo di numeri che sono errati. Quindi a quel punto noi abbiamo chiesto, insieme ad altri consiglieri, di rinviare il punto e verificare quelli che potevano essere i problemi nella volontà di fare qualcosa di legittimo. Alla mancata, per così dire, approvazione di questo punto comprenderà che votare un qualcosa che di per sé è errato certamente non può essere soddisfacente nell'interesse della città, anche perché mi interessa dire che qui il problema è che si arriva sempre all'ultimo giorno, è il problema di metodo, si lavora sempre con un'urgenza che non consente la possibilità anche di affrontare quelli che sono problemi che possono anche capitare come quello che si è verificato. Si punta il dito sostanzialmente sul fatto che ehm, questa mancata variazione... Ha portato dei danni alla collettività, si parla di eh, contributi che sarebbero dovuti andare agli indigenti, che verranno meno, si parla anche al di là dei contributi per lo sport e per la cultura, si parla anche di mancati stanziamenti per la realizzazione della cucina al plesso Europa. Ecco, ecco perché si parla di responsabilità da parte delle forze di opposizione. Comprenderà che proprio per questi motivi bisognava arrivare a questo assestamento di bilancio con molta più programmazione, con molta più attenzione. con la... Possibilità di poter anche prevenire e correggere errori di questo tipo. Non si può lavorare sempre col coltello alla gola. È un problema di metodo, è un problema di metodo dell'amministrazione buon ventre, che certamente non può più andare avanti. Consigliere, sono saltate e saltato questo assestamento di bilancio. È chiara la posizione della maggioranza, seppur non è stato mai fatto il nome della Democratica. Mi pare abbastanza chiaro comunque che il riferimento fosse proprio al vostro gruppo che fino ad oggi è stato organico all'interno della maggioranza e che, avrebbe fatto, e che non avrebbe dato l'apporto che questa maggioranza si aspettava in questo momento. Eh, avete avuto una posizione chiara anche nel Consiglio precedente a quello che poi ha determinato. Il, eh, diciamo, eh, il rinvio del Consiglio per mancanza del numero legale, voi avevate posto una serie di problemi tecnici, di errori che avreste trovato nella manovra preparata dalla Giunta e dagli uffici finanziari. Eh, da considerare che l'assessore al bilancio Antonino Manno ha sottolineato che questi errori sì è vero che c'erano, ma non avrebbero mai inficiato l'impalcatura della manovra. Ma qual è la vostra posizione? Intanto. E a nome mio, a nome di Area Democratica, ringrazio lei per l'invito eh, e al Paolo. È vero che le cose non stanno proprio così. E a tal riguardo eh, vogliamo esprimere in maniera corretta e tempistica, perché dobbiamo fare qualche salto temporale rispetto a quanto è successo eh, nella seduta consigliare e eh, dobbiamo sicuramente eh, affermare che l'ultima seduta, del, seduta del, del Consiglio Comunale riguardo la trattazione del punto all'ordine del giorno in tema di, eh, di ehm, assestamento generale del bilancio e successivamente di variazione del bilancio è, eh, devo eh, dire, eh, sconcertante. Eh, diciamo, eh, eh, interviste fatte rilasciate da qualche assessore noi eh, dobbiamo puntualizzare quanto segue mi deve dare il tempo di, di puntualizzare allora noi di area democratica non partecipiamo più alla non siamo più in giunta in giunta giunta a buon ventre da circa un anno allora quando il nostro unico rappresentante dell'amministrazione, mentre il professore eh, Gino Paglino ha eh, dato le proprie dimissioni in eh, forte difficoltà con eh, l'azione eh, politica ed programmatica dell'attuale dell amministra dell amministrazione. Ciò nonostante abbiamo, abbiamo dato un apporto in Consiglio Comunale dando una, un appoggio esterno alla maggioranza e eh, notavamo comunque sempre le difficoltà dell'azione proposta dall'amministrazione fino anche a sopportare lo scempio finanziario ed economico che si è protratto in termini di tassazione tributi locali, errore fatto do, dal, intanto dai servizi finanziari, dal, dal, eh, dal dirigente preposto e, e dall'amministrazione. Io le faccio notare che il, circa un mese fa la proposta dell'amministrazione dell in Consiglio Comunale abbiamo votato il bilancio di previsione 2013, 2014. Bilancio di previsione che non abbiamo assolutamente eh, come dire, eh, rimarcato e modificato di una virgola e l'abbiamo così eh, votato per come, per come, per come l'amministrazione l'ha proposto. A distanza di un mese l'amministrazione propone questo assestamento. E ci siamo accorti che eh, degli errori macroscopici, errori di trasmissione di dati economici, e eh, che sicuramente se per l'amministrazione sono errori formali, io credo che quando sono atti deliberativi di natura contabile, di formale non c'è niente, niente, diventa un, un errore sostanziale. Pertanto abbiamo cercato di eh, farlo notare in Consiglio Comunale e per giusta risposta probabilmente l'amministrazione pensa che in Consiglio Comunale ci siano delle eh, masse informe anche sull'aspetto cognitivo e quindi non capiscono quello, quello che si legge. Aria Democratica ha cercato invece di leggere le carte, l'ha letto bene e eh, in seduta di Consiglio Comunale abbiamo, abbiamo proposto una sospensiva di qualche giorno affinché gli uffici e anche l'amministrazione eh, correggevano l'errore e davano così dati certi della, della manovra in cui noi stavamo per votare. Ma quella maggioranza a cui qualche assessore fa riferimento, una maggioranza che fa parte del cerchio magico vicino al sindaco, devo dire con grande arroganza e protergia, ha respinto l'atto da noi presentato. Il giorno successivo all'apertura dei lavori, quella maggioranza che aveva respinto il documento, si, eh, non, non era presente in consiglio comunale. Ora io mi chiedo... Dov'è lo sgambetto politico da parte di area Democratica? Qual è lo sgambetto, quello di aver letto le, le carte e per l'ennesima volta abbiamo notato o denotato errori di una certa gravità? Qual era il, allora la fretta dell'amministrazione per far sì di accantonare queste risorse e spenderle entro il 31-12? a vario titolo, di dare contributi a vario titolo che si perdono in mille rivoli e non hanno nessuna incidenza né ricaduta sul piano sociale ed economico e neanche né culturale né sportivo per quanto riguarda la città di Alcam. Questa è una domanda e una risposta che io mi faccio. Noi Area Democratica ha cercato sempre di essere leale con questa amministrazione. Probabilmente questa realtà non è stata mai, mai, mai capita. Io posso semplicemente dire che eh, non aveva, Area Democratica aveva oltretutto preparato, ecco questo lo stavo per dimenticare ma per noi diventa fondamentale e lo faccio vedere alle telecamere, aveva preparato un emendamento in cui dal eh, torto Mal torto rispetto alla delibera in termini di IUC, quindi di, di, di tributi locali, nell'errore fatto dagli uffici. Aria Democratica voleva stornare circa 800 mila euro da questa fatta eccezione per, per eh, i contributi alle famiglie bisognose, voleva stornare eh, dalle risorse affinché eh, si potevano sgravare appunto i cittadini dalla forte e pressante eh, tributi locale e pressione fiscale, in, oltretutto in un momento di eh, drammaticità sociale in cui tutta la società intera vive. Allora io dico, e mi dispiace eh, all'assessore all Papa quando parla di maggioranza, noi abbiamo detto sempre in Consiglio Comunale che area democratica non è a disposizione della maggioranza, è a disposizione dei cittadini. E non siamo disponibili a portare cervello all'ammasso, né tantomeno la cultura della delega in bianco. E non siamo disponibili a far sì che gli errori e degli uffici e dell'amministrazione siano pagati a vario titolo dai nostri concittadini, così come si è verificato due mesi fa in... Me Trattazione di imposte e di tributi locali. Consigliere, a questo punto diciamo, la domanda è d'obbligo ed è più che altro una domanda politica. A questo punto, qual è la posizione di Area Democratica? Fino ad oggi Area Democratica si è detta sì, svincolata dalla Giunta, però lealmente a sostegno del sindaco. Così fu detto quando all'indomani dell'addio del vostro assessore Gino Paglino. Oggi cambia la vostra posizione, se sì, in che termini? La nostra posizione cambia, noi abbiamo detto in Consiglio Comunale, lo ripetiamo, che saremo più attenti e più incisivi alla riarticolazione della politica e al dinamismo della pubblica amministrazione. Oltretutto, ripeto, eh, dopo questo ben servito dall'amministrazione e dal sindaco, è chiaro che l'area democratica in maniera precisa ed inequivocabile passa all'opposizione.